Oggi finalmente comincia il mio master. Come vi ho anticipato anche in qualche video su YouTube, è un percorso totalmente diverso da quello che ho fatto in triennale, perché siamo sul lato molto più economico, diciamo, non c'entra più lingue, comunicazione, eccetera. C'entrano perché comunque possono essere un mezzo da utilizzare, ma non sono il fine di tutto. Comunque, è un master che faccio sempre in Cattolica e si chiama Account and Sales Management. Tutte le volte che ne parlo con qualcuno mi dice cosa? In breve, anzi brevissimo, ci si occupa delle vendite, dei rapporti con i clienti, di tutta la parte commerciale. Per questo dico che appunto il mio percorso precedente è da utilizzare come mezzo e non come fine. Tra l'altro io nella mia tesi ho trattato più o meno questo argomento e mi è piaciuto un sacco scriverla, quindi non potevo che scegliere questo master. Allora, questa settimana faremo lezione da casa, non più voce. Praticamente dedicata solamente a Excel. Io non so nulla di Excel, però è uno strumento fondamentale per questo lavoro e quindi era importante appunto fare questo corso. Poi ho un placement test di inglese. Io non faccio inglese dalla quinta superiore, dal giorno del mio orale di maturità. Mi ha traumatizzato e non voglio sentirne parlare, ma è importante, quindi va fatto anche se lo odio. E poi da settimana prossima abbiamo la presenza in università tutto il giorno dalle 10 alle 17. Tutti i giorni. Le lezioni durano fino a giugno, penso, poi c'è un stage, insomma un po' di cose e non vedo l'ora di condividere questa experience con voi.